Anche con i problemi si possono fare grandi cose, sì. Perché questa cavallina ha fatto grandi cose. Grazie. E quindi è un augurio per tutto quello che stai facendo. Sono semplici da utilizzare e molto importanti per il centro Itaca di Fano, gli strumenti medici che Aset Holding, per tramite della farmacia di Gimarra, ha donato questa mattina alla struttura fanese. Sono due misuratori di pressione automatici e elettronici che possono essere tranquillamente utilizzati senza terze persone, cioè uno se li mette per l'automisurazione. Poi due misuratori per la glicemia di due aziende diverse e un saturimetro o pulsossimetro che serve per vedere la frequenza cardiaca in tempo immediato e la saturazione dell'ossigeno nel sangue, che danno immediatamente così un primo screening della situazione del paziente e della persona. Non è voluto mancare il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha definito il centro un fiore all'occhiello della città. Ad aprire la conferenza per la consegna ufficiale degli strumenti è stata invece la presidente di Aset Holding, Susanna Testa. Per quale motivo avete deciso di fare questa donazione? Perché il centro Itaca ha dei bisogni, questi bisogni sono stati manifestati al dottor Trovatelli, che è il nostro direttore della farmacia di Gimarra, e siamo stati prontissimi a rispondere. E le hanno lasciato anche un piccolo dono? Sì, questo è un ferro di cavallo, mi hanno spiegato di una cavellina che si chiama Aria. Ed è non è un ferro di cavallo normale, è un ferro ortopedico. La cavallina sta andando in pensione, quindi ha vissuto e ha svolto tutte le attività con questo ferro ortopedico. Credo che sia un augurio meraviglioso. E io l'ho presa in questo senso. Il centro diurno gestito dall'ANFAS ospita 16 persone con disabilità che hanno dai 28 anni in su e altrettanti ragazzi che frequentano corsi di ipoterapia nei quali gli atleti conseguono importanti risultati a livello nazionale. Inevitabilmente noi abbiamo degli ospiti che hanno non solo condizioni di danno psichico ma anche di danno fisico. Spesso purtroppo alcuni tipi di patologie tipicamente si intrecciano questi due tipi di problemi e inevitabilmente siamo costantemente nella necessità di dover offrire anche un'assistenza per i problemi fisici di questi ragazzi e questi strumenti sono utilissimi soprattutto per quelli che sono i problemi cardiaci che frequentemente sono presenti soprattutto nei down.